Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha dato il via libera alla ricapitalizzazione di SCR Piemonte SPA, la società di committenza regionale, che si adegua così alla normativa nazionale ed europea in materia di centrali uniche di committenza. Vittorio Barazzotto, Partito Democratico. È un'operazione del tutto straordinaria e da non ripeterci in futuro, ma attualmente non vi erano alternative e quindi questa ricapitalizzazione si è resa necessaria al fine di poter agevolare e finanziare le società ritenute attualmente strategiche che partecipano in SCR, che sono la CAP e quella di Villa Mellano. Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle. Abbiamo esposto le nostre perplessità in merito all'utilizzo di SCR per ripianare i buchi di alcune partecipate. Noi chiediamo che venga esposto un serio piano delle partecipate e che si sappia quale sarà il destino di alcune di loro, in particolare Villa Mellano, che presentano delle forti criticità. Quale futuro per il Salone del Libro di Torino? Se ne è discusso in Consiglio regionale con la comunicazione dell'assessore alla cultura. Parigi ha ripercorso la storia dell'evento fieristico e ha disegnato per il futuro un nuovo format culturale. Sul tema si è aperto il dibattito con interventi di tutti i gruppi consigliari. Nella pausa dei lavori del Consiglio regionale, la vicepresidente del Consiglio con il presidente della Commissione Lavoro e l'assessore competente ha ricevuto una delegazione di lavoratori dell'IBM che hanno chiesto un intervento presso il Ministero del Lavoro per tutelare le professionalità presenti in Piemonte. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato due documenti di indirizzo, una mozione sulla mappatura dei defibrillatori in Piemonte e la formazione del personale e un ordine del giorno per l'emanazione di un vademecum sulla sistemazione temporanea dei salariati agricoli. Come ogni anno si è celebrata, presso il Colle della Sietta, la rievocazione della storica battaglia del 19 luglio 1747, con figuranti in divisa dell'epoca. A oltre 2.500 metri di quota, tra le valli Chisone e Susa, 7.500 piemontesi sconfissero 20.000 francesi e spagnoli. Elvio Rostagno, Partito Democratico. Per noi ricordare questo fatto vuol dire riconoscere che nel nostro passato c'è la nostra storia e che la nostra storia è il presupposto per costruire un'Europa di pace. Alessandro Benvenuto, Lega Nord. Vogliamo rappresentare al meglio un simbolo importantissimo della nostra regione. Abbiamo bisogno di una forte simbologia che vada nella direzione della storia e dell'identità e proprio per questo anche nei prossimi mesi approveremo la nuova legge regionale del Piemontese. Mappe, infografiche e storytelling per valorizzare le realtà artigiane dell'agroalimentare torinese e piemontese. Con questo obiettivo è nato nell'ambito del Piemonte Visual Contest il premio speciale CNA, destinato ai migliori racconti digitali. È tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.